Siamo con il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, un grande successo questa notte bianca, ma non solo. I cittadini, le persone che abbiamo intervistato finora sono tutte entusiaste del lavoro dell'amministrazione di questi mesi e dell'accoglienza di Bova Marina in generale e soprattutto questa sera. Sì, ovviamente questo non può che farci piacere e ci dà ulteriore stimolo per impegnarci sempre di più e fare sempre, cercare di fare sempre meglio. L'accoglienza, diciamo, del popolo bovese, ma del popolo calabrese, è una caratteristica, quindi questo non ci sorprende. Quello che si sta facendo di buono, e almeno così dicono gli intervistati, lo stiamo facendo insieme ai cittadini, alle associazioni, ai volontari, quindi, e questa è una cosa importante, perché questo significa che il paese sta riacquistando lo spirito di comunità, uno spirito di unione, e questo è molto positivo. Oggi c'è la notte bianca, c'è il Paliarizza, e dopo le due bellissime serate del Yalo Tuwa Music Festival, diciamo, l'estate bovese 2014 prosegue nel migliore modo possibile, appunto con il Festival Paliarizza, che poi si incastona nella cornice più ampia che è quella della notte bianca. Comunque è bello constatare tra le persone proprio il radicale cambiamento che c'è stato da un anno fa ad adesso, cioè veramente è bastato molto poco, perché alla fine effettivamente le cose fatte sono poche, ma sono fatte col cuore e quindi hanno un buon riscontro tra la popolazione. Ma noi ci siamo fatti questa idea: Bova Marina è un paese piccolo, quindi ha bisogno di piccole cose, che poi tante piccole cose fanno una grande cosa. La pulizia, il mare pulito, lo stare insieme in piazza, quindi momenti di dialogo e di confronto, e quindi pensiamo di proseguire su questa linea. Ma ripeto, la cosa più importante è che avvertiamo questa volontà da parte dei cittadini di dare tutto il loro piccolo contributo a far sì che Bova Marina torni ad essere punto di riferimento, torni ad essere il paese che più attrae all'interno di tutta l'area greganica, che più attrae i turisti, e quindi è anche il punto di riferimento, è un modello da imitare, è un modello anche un po' che è invidiato dagli altri paesi. Quindi Bova Marina è un paese per turisti, ma un paese anche e soprattutto a misura di cittadino, di residente. Sono molte le iniziative dell'amministrazione comunale a favore soprattutto dei più deboli e quindi delle fasce economicamente svantaggiate, come ad esempio la Family Card, la Social Card e tutte le agevolazioni che sono state previste e non da molto. Sì, anche questo, su questa tematica siamo molto attenti, è una tematica a cui insomma ci teniamo molto, a parte la Family Card che a breve partirà. Abbiamo fatto in Consiglio Comunale, devo dire anche all'unanimità, quindi con il contributo dei consiglieri di minoranza, il regolamento per i voucher. Questo, diciamo, quindi da settembre-ottobre ci sarà, ovviamente facendo un avviso pubblico e una graduatoria per dare la possibilità a tutti di partecipare pari e diritti, di utilizzare delle persone, quindi di impiegarle per lavori di pulizia strada, di piccola manutenzione, quindi da un lato avere un paese più pulito e dall'altro anche una opportunità di lavoro per tante persone che purtroppo oggi non hanno un lavoro o ce l'avevano e l'hanno perso. Le posso chiedere un'ultima cosa e poi abbiamo concluso. Se può fare un saluto ai nostri telespettatori e un invito a chi ancora non è venuto a Bova Marina a venire a visitarla. Sì, saluto i telespettatori di Tele Bova Marina, che so che sono sempre più numerosi. Noi siamo anche orgogliosi che ci sia una televisione che appunto si chiami Tele Bova Marina. Devo anche ringraziare Tele Bova Marina, scusate il gioco di parole, perché è sempre, diciamo, presente nelle nostre
iniziative. E l'invito che faccio poi a chi è venuto quest'anno e insomma mi dicono, me l'avete detto anche voi stasera, si è trovato bene, di ritornare insieme a parenti, a tanti altri amici, e a chi non è venuto di venire un altro anno, perché se continuiamo tutti insieme, ripeto, ma tutti insieme su questa strada, un altro anno Bova Marina sarà ancora più bella di quanto già lo è quest'estate. Grazie allora e buona continuazione. Grazie a voi, grazie.